Inizia l'avventura dell'Italia agli europei. La nazionale è atterrata a Cracovia, accolta da un clima piovoso, ma anche dai cori di un centinaio di bambini che hanno acclamato soprattutto Balotelli. Il CT Prandelli ha poi avuto il primo appuntamento con la stampa e ha subito voluto precisare che aspetterà il recupero di Barzagli alle prese con uno stiramento ad un polpaccio. L'orientamento è quello di cercare di recuperarlo. E quindi fino all'ultimo minuto cercheremo di capire se avremo i tempi tecnici per poter fare questo. Ovviamente per la prima partita sarà anzi impossibile. Però visto che è un giocatore importante, visto che è un giocatore che ha dato la disponibilità perché non era facile, e quindi aspetteremo fino all'ultimo minuto. Quindi la conferma di voler provare la difesa a tre, soluzione che, se verrà scelta per il debutto domenica contro la Spagna, vedrà l'impiego di De Rossi centrale, come già accaduto quest'anno nella Roma. Prandelli infine si è tolto anche un sassolino dalla scarpa, circa la sua provocazione sul forfè dell'Italia all'Europeo. Qualsiasi cosa dico prendo sberle a destra e a sinistra, ha affermato il CT. Quel che ho detto era abbastanza chiaro, ma ciascuno lo ha interpretato come voleva. Dopo la conferenza ci si è trasferiti sul campo dello stadio Pilsudski, l'impianto poco distante da Casa Azzurri, per il primo allenamento in terra polacca. Seduta aperta al pubblico ed entusiasmo sugli spalti riempiti da circa 12.000 spettatori.